Eccoci live, sono le 18, sono puntuale in un modo imbarazzante e mi farebbe proprio piacere farvi capire dove sono, ma non vorrei dirvelo, vorrei che voi lo notaste da soli. Come dire, che sono in una barca. Sono in una barca, ragazzi, a Santa Margherita ho trovato gli unici due liguri gentili. No, non è vero, siamo tutti gentili noi liguri, però devo dire che loro sono stati di una gentilezza estrema. Ero disperata, senza location per questa mia diretta, la mia seconda Morellini Day, e ho chiamato queste persone e gli ho detto: aiuto, mi fate fare una diretta sulla vostra barca, pensando mi dicessero: Belè, ma cosa vuoi? E invece mi hanno detto di sì. E allora sono sulla barca Nettuno, che tra l'altro fa escursioni al charter, escursioni transfer, gruppi, vanno a vedere il Cristo degli Abissi, che io non ho ancora visto, dovrò vederlo. Ma vi volevo presentare questi due gentiluomini che mi hanno concesso di stare sulla loro barca e siamo anche un po' al largo, quindi devo dire che sono esaltata. Non so quando, forse non finirò mai. Li leggo tutti stasera i romanzi, così andiamo avanti per 3 giorni. Allora, Nettuno. Perché mi sembra come minimo doveroso fare un po' di pubblicità. La barca Nettuno si trova ormeggiata a Santa Margherita. Il numero di telefono è 339-841-4266. Escursioni, transfer con gruppi, vanno a Recco, vanno dove volete voi. Basta pagare, come si suol dire, loro vanno. E il Cristo degli Abissi è una realtà che va senz'altro vista. Allora, io ve li presento un momento perché sono troppo fiera di questa conoscenza. Allora, c'è Nicolas che è il secondo, si può dire? Eccoti Salve. qua, ciao. E poi abbiamo Massimo, che direi che è il capo, Sì, giusto? Ma vieni qua, non andare via, venite vicini, dicono che sono il alla faccia del comandante. virus. Ma siamo tutti, dicono che sia il comandante. Bene, noi siamo tutti disinfettati, quindi puoi venire anche un po' più in qua. E pensate ancora un po' che non ti si vede. Dai, Sono forza, libero di spirito. vabbè, il libro lo appoggiamo. Eccoli. Cioè, ci sono tutti e due, Nicolas e Massimo. Ho scoperto anche, pensate il caso, la fidanzata di Nicolas fa la doppiatrice. Ora, ma quante probabilità c'erano di incontrare queste persone stasera? Allora, io saluto i miei ospiti, nel senso che mi ospitano nella mia barca, e direi di cominciare con la lettura dei nostri romanzi. Ricordatevi la barca Nettuno per tutte le escursioni che vorrete fare. Io senz'altro le farò. Allora, grazie e grazie. Vi faccio andare, così almeno rimaniamo attraccati e non finisco a Recco, magari mi piacerebbe. Se vi scappa l'ancora non c'è problema. Cioè, un inizio così. Io che casualmente mi vesto di cobalto e il cielo è blu, ma che cosa volete di più? Anche il trucco è blu. Sono commossa di me stessa. Allora, Morellini Day, seconda parte. Qui ci sono gli autori di romanzi che stanno avendo un gran successo, scoperti da Sara Rattaro, ma non solo, perché questa sera abbiamo anche un autore presentato da Barbara Fiorio, che mi sembra di ricordare che ne arrivi proprio da una scuola di scrittura di scrittori pigri, se non erro, giusto? Quindi io questa sera vi leggo un po', vi leggo qualche brano di questi autori. Aldo Germani. E cominciamo da lui in ordine alfabetico, quindi Aldo Germani con due case. Poi vi leggerò l'incipit di Maneggiare con cura. Voi lo sapete, sì, lo so, si vede al contrario, ricordatevelo sempre, non ho mezzi. Maneggiare con cura di Gabriella Curuvilla. Poi vi leggerò 100 docce fatte male di Laura Manfredi e poi vi leggerò di Vittore Baudo Sangue e pane. Chiaramente un brano per qualcuno un po' più lungo, qualcuno un po' più corto, ma l'importante è che voi conosciate questi autori perché stanno avendo molto. Sono appena usciti e devo dire che personalmente li trovo uno più bello dell'altro. Allora, cominciamo con due case. Io, come sapete, vi leggo la quarta di copertina. Nel frattempo ci sono i turisti che chiaramente tornano e quindi guardate un po', voilà, e tornano dal mare, beati loro. Noi oggi abbiamo lavorato e adesso siamo però in questa cornice meravigliosa. Allora, vi leggo la quarta di copertina. Aldo Germani, due case. Ci sono due case attaccate in un paesino di campagna nell'Italia dei primi anni 50. Le divide un alto muro che ha costruito Abele, perché il fratello Pietro, appena tornato dalla guerra, gli ha rubato Nina, la donna della sua vita.
Così, da più di 10 anni, la Calce e i Sassi isolano Abele dal resto della famiglia. Dei 4 figli di Pietro e Nina, solo il piccolo Gae, con un piede difettoso dalla nascita, ma forte, intrepido e sempre pronto a giocare alla guerra con il nonno, tenterà in ogni modo di superare quel muro divisorio, scontrandosi con la volontà paterna e mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Come personaggi di una tragedia greca, i protagonisti di questo dramma familiare, che ci paiono tanto freddi e disumani nell'arroccarsi dietro le proprie ragioni, si sgretolano in tenera argilla, sopraffatti dalla loro sensibilità, umanità e dalle loro contraddizioni. Una vicenda che si dipana tra passato e presente attraverso una scrittura carica di lirismo e suspense in un paesaggio rurale senza tempo. Io ho scelto questa lettura, Olimpiadi. Viola ha sentito parlare per la prima volta di Olimpiadi 3 anni fa, in casa sua, quando arrivavano notizie di quelle che si stavano svolgendo a Helsinki. Era l'estate del 1952. Ricorda suo padre piegato in avanti sulla sedia perché la radio si sentiva male e nomi impronunciabili che rimbalzavano buffi sulla bocca del nonno. Se parlavano di pallone, quasi litigavano. Suo padre che sosteneva che c'era un ungherese più forte di tutti e il nonno che non era mai d'accordo. Però poi, quando le notizie riguardavano il ciclismo, tornavano a pensarla allo stesso modo e in casa non doveva volare una mosca. L'Italia aveva vinto delle medaglie proprio nel ciclismo, Viola ricorda anche questo, e forse pure nella scherma. Non sapeva ancora a quei tempi che tra gli sport ammessi ai giochi ci fosse anche la ginnastica femminile. È stata la sua maestra a spiegarglielo all'inizio di quest'anno scolastico. Nella palestra della scuola a settembre era comparsa una trave di equilibrio e a turno ci erano dovute salire tutte, ma Viola era stata l'unica della sua classe a percorrerla per intero senza cadere. Era alta per la sua età e che fosse agile era risaputo. Ha sempre avuto ottimi voti in ginnastica e l'invidia da tempo avvelena la bocca delle compagne per questo. Ma la naturalezza con cui si era mossa su quel nuovo attrezzo aveva qualcosa di insolito. La maestra l'aveva fatta salire di nuovo, l'aveva mostrata come esempio alle altre e a dire il vero non le aveva fatto esattamente un favore. Dopo un mese di esercizi erano migliorate un po' tutte a passi incerti, ma arrivavano in fondo. Solo che Viola era in grado di farci addirittura la ruota. Così una mattina di fine ottobre l'insegnante l'aveva presa da parte. «Voglio parlare con i tuoi genitori». Viola aveva spalancato gli occhi, si era irrigidita. «Ma no, non preoccuparti», l'aveva tranquillizzata. «È per la ginnastica». Viola aveva annuito, senza capire cosa c'entrassero comunque suo padre e sua madre con gli esercizi della trave. «Hai talento. I tuoi lo devono sapere. Sei piccola, siamo ancora in tempo». «Per cosa?» le era venuto da chiedere. «Per allenarti bene, migliorare, per lavorare anche al corpo libero e passare alle parallele». Parlava veloce la maestra, come se non ci fosse tempo da perdere, gesticolava. Viola non sapeva ancora cosa fossero le parallele, ma quel nome le aveva provocato un brivido lungo la schiena. Forse perché parlandone, la maestra aveva fatto come un volteggio con le mani e si era alzata sulle punte. Le era sembrata sul punto di spiccare un volo. Quando la sera stessa aveva preso coraggio e ne aveva parlato a sua madre, Viola le aveva riportato per filo e per segno come erano andate le cose, dai primi esercizi sulla trave alle ultime evoluzioni, dalla facilità con cui imparava nuove figure fino alle parole dell'insegnante. Nina l'aveva ascoltata senza fiatare, ma alla fine si era alzata e si era messa a camminare avanti e indietro, le mani stropicciate nel grembiule come presagisse qualcosa. «E perché mi vuole parlare?» «Non lo so». «Lo sai che non possiamo mandarti in città, vero?» «Sì, puoi allenarti anche qui», Nina aveva risposto rumorosamente, aveva spostato rumorosamente una sedia. «In cortile hai tutto lo spazio che vuoi». Viola aveva annuito e poi era andata a dormire. Non le bastava il cortile, non era sui sassi che poteva imparare, servivano attrezzi, palestra, ore di lavoro senza fratelli tra i piedi, ma era grande abbastanza da non farsi illusioni. Quando era tornata a scuola con sua madre l'indomani, la maestra le era venuta incontro con un sorriso enorme. «Mi ascolti, signora?» «Mi ascolti lei?» l'aveva frenata Nina, le mani avanti come a dire «Non continui neppure, non renda tutto più complicato, per favore». La maestra invece aveva insistito, non si dava pace, scuoteva la testa, a momenti si commuoveva. «So di che parlo», aveva alzato la voce. «Sono stata una ginnasta anch'io». Gli occhi di Viola si erano spalancati di colpo, non lo sapeva. «E alle Olimpiadi non ci sono potuta andare perché è arrivata la guerra». Nina era rimasta per un attimo senza parole.
Più della notizia, la sconvolgeva il modo in cui quella donna la guardava, così diverso dal trattamento che le riservavano di solito le altre donne in paese. Non le mostrava alcuna ostilità, non era a conoscenza di nulla. «E mi creda», aveva continuato la maestra, «Viola ha talento, ma deve potersi allenare in una vera palestra». «Ma è una bambina», si era voltata a guardarla. «È l'età giusta per iniziare, anzi, era meglio prima». Nina aveva allargato i polmoni per prendere fiato, poi si era fatta coraggio. «Mi dispiace, le mani portate al grembo, la gravidanza ancora non evidente. Viola la mattina viene a scuola e il pomeriggio mi aiuta a casa. Se è per accompagnarla posso pensarci io». «Non è quello», aveva tentennato Nina. Tre pomeriggi a settimana. Non possiamo, davvero». Aveva fatto due passi indietro e distolto lo sguardo, la tentazione di dire altro ricacciata in gola. «Ci pensi?» Non ne avevano più parlato per un po'. Nelle ore di ginnastica femminile e moderna, Viola aveva continuato ad esercitarsi su un programma separato. Aveva fatto altri progressi nel corpo libero e alla trave, poi l'insegnante era tornata alla carica. «Lo sai che Roma è tra le città candidate a ospitare le Olimpiadi del 1960?» Viola aveva scosso la testa, ma a quelle parole le si era accapponata la pelle. «Mancano 5 anni, se ti impegni ce la possiamo fare». Ero rimasta lì, immobile, senza sapere cosa dire. «Vorrei riparlarne con i tuoi». Viola aveva fatto no con la testa, sarebbe stato inutile provarci, li aveva sentiti litigare per questo. E invece era andata diversamente. Sua madre era tornata a scuola e si era lasciata convincere dal volto raggiante di Viola al termine dei volteggi che le aveva voluto mostrare, più che dalle parole della maestra. «Però tuo padre non lo deve sapere», le aveva intimato alla fine. Chiaramente, se volete sapere come va e come andrà, dovete comprare il libro e andare avanti alla lettura. Lo so, il mare è un pochino mosso, io direi che la location, no, può anche un pochino passare inosservata il moveo, no, rispetto a dove mi trovo oggi e a quello contenuto oggi. Nadia, come sei severa? Leggi, ascolta ad occhi chiusi, che tanto tu il mare ce l'hai, non sei mica come i milanesi che ci stanno guardando. Allora, passiamo alla seconda lettura. Questa è una ragazza, è un'autrice meravigliosa che io ho già avuto la fortuna di leggere. Ha una presentazione proprio con Nadia Schiavini della Mondadori di Imperia, che soffre il mal di mare. Gabriella Curuvilla, maneggiare con cura. Allora, andiamo alla quarta di copertina e poi vi leggo un brano. Diana, Pietro, Manuel e Carla sono i 4 protagonisti di un romanzo polifonico ambientato durante un agosto milanese. Hanno dai 30 ai 40 anni e sono precari, soprattutto a livello affettivo. Un decennio prima avevano partecipato senza conoscersi a un funerale. Ciascuno di loro, infatti, per un diverso motivo, ha un legame con la defunta Shima, una professoressa di scultura di origini indiane. Diana è la figlia, Pietro è un suo ex studente, Manuel è un suo ex amante e Carla invece si trovava lì solo per disegnare su un taccuino i dettagli dei partecipanti alla cerimonia. Un decennio dopo, le loro vite si incrociano e si intrecciano, descrivendo un presente fatto di incertezze, ma anche di scelte, che fa continuamente riferimento al passato, in grado però di aprirsi su un nuovo, inaspettato futuro. Vi leggo l'incipit. Milano, 11 agosto 2001. Come ogni sabato mattina, la stessa storia. Mi sono svegliata, sono scesa in strada e nonostante la temperatura elevata e il deserto urbano, ho iniziato a cercare la chiesa in cui si stesse celebrando la cerimonia giusta. Trovarla non è così semplice, anche se in questi giorni dei morti, magari di caldo o di solitudine, te li aspetti. Ma non dei battesimi o peggio dei matrimoni, e invece sono incappata prima in uno e poi nell'altro. Poi finalmente, eccolo, il tanto agognato funerale. D'estate, con il sole. Peccato che io per queste occasioni preferisca l'inverno con la pioggia. Ne apprezzo di più l'atmosfera, i soprabiti pesanti, gli ombrelli sgocciolanti. Ma tant'è. Mi siedo all'aperto nella piazza su una panchina vicina al carro funebre. Resto in attesa. Il quaderno sulle ginocchia e la matita in mano, la gomma è nella tasca dei pantaloni. Non c'è nulla che mi venga, non dico bene, ma almeno accettabile alla prima. Vado sempre per tentativi, faccio, aggiungo, tolgo, modifico, rifaccio, però non butto via quasi mai niente.
punto a capo, voltare pagina, darci un taglio, sono tutti modi di dire e di fare che non mi appartengono. Quando si chiude una porta, si apre un portone, poi mi è sempre sembrata una sorta di specchietto per le allodole. Eppure c'è gente che a volte nella sua testa e altre addirittura voce ripete questa frase come se fosse un mantra di quelli magici, che più una cosa la pronunci e più c'è la probabilità, anzi quasi l'inevitabilità, che accada. Mi sto distraendo, ma io viaggio tra i pensieri e le emozioni, così come nel mondo, restando sempre attaccata a un elastico che, quando si tende troppo, prima di spezzarsi e di lasciarmi andare, mi riporta bruscamente indietro, dove inizialmente stavo. Non c'è pericolo che mi allontani, davvero, nel senso definitivamente. Stanno uscendo. Sono tornata dov'ero, al mio hobby. Nato appena sono arrivata a Milano, separandomi dai miei genitori che sono rimasti in campagna, in quel momento la mia convivenza reale con loro poteva dirsi morta. È iniziata così, quella immaginaria, che nutrendosi insaziabilmente della loro mancanza fisica diventava sempre più ingombrante, fino a spingersi nei momenti peggiori a impedirmi qualsiasi altra cosa che non fosse ricordarli. È stato allora che ho sentito la necessità di vederli, gli altri come me, quelli che stavano vivendo un lutto, e quindi ho cominciato ad andare a caccia di riti funebri, appostandomi vicino ai sagrati, nell'attesa che i congiunti del defunto al termine della funzione religiosa uscissero dalla parrocchia e venissero allo scoperto, si mostrassero ai miei occhi. Presto però mi sono accorta che non mi bastava guardarli, dovevo farli miei. E l'unico modo per ottenere, almeno in parte, questo risultato era catturare le loro immagini. Non intere, bensì a pezzi, così come dovevano sentirsi, a pezzi. Per farlo ho deciso di non usare la fotografia, che considero eccessivamente artificiale e invadente, ma il disegno, che mi sembra più umano e discreto. Anche questo va comprato. Cos'è che mi dite? Sì, però così non vale, devo comprare un'altra libreria. È normale che io voglia tutti i libri? Certo che è normale, non è che leggo libri qualunque, leggo libri belli. Ah, adesso ci divertiamo. Questa è una storia che fa morire dalle risate, questi due vecchietti che scappano. Non voglio dire niente, io vi leggo la quarta di copertina e vi leggo il pezzo che ho scelto. Anche perché mi sembra di ricordare che qualcuno di voi abbia apprezzato particolarmente quando dico le parolacce, chiaramente nei libri. E devo dire che qui qualcuna c'è, ovviamente è il vecchietto che parla e al vecchietto si può permettere tutto. Vecchietto fa brutto, è meglio anziano. No, in realtà questo è proprio un vecchietto simpaticissimo. Pietro Boccamara, parli del diavolo, è un uomo vicino ai 90 anni, muto selettivo, depresso e rancoroso. Vive in una casa di riposo nel Pavese, attendendo la fine dei suoi giorni immerso in un odio che non fa sconti a nessuno. Ma l'arrivo di un nuovo ospite metterà a dura prova la caparbietà con cui ha deciso di chiudersi al mondo. Il maestro Incantalupi, celebrato scrittore di romanzi, omosessuale, pieno di vite e di contraddizioni, divenuto da poco cieco, farà riemergere la tragedia che in un lontano passato ha condannato il protagonista al mutismo. In fuga verso il più grande raduno di musica metal del mondo, in Germania, i due riusciranno a riconciliarsi con i propri fantasmi, spinti dal desiderio di Incantalupi di vivere un'esperienza nuova e dal bisogno di riscatto di Boccamara. Nel loro viaggio saranno accompagnati da un giovane toscano che scappa da una moglie fedigrafa e da due quindicenni, Ichimo Mori in trasferta, anch'essi alle prese con i drammi che ogni generazione si porta dietro. Allora, secondo me, pagina 26... Voilà. Boccamara era rimasto fermo a fissare ottusamente la televisione, come era solito fare ogni pomeriggio, senza guardare quello che lo schermo gli stava rovesciando addosso. Seduto sulla sua poltrona, grattava con le unghie la microfibra macchiata e lisa, con lentezza e costanza, in silenzio, cercando conforto nella consistenza morbida del tessuto, nel suo essere sempre lì, ogni pomeriggio.
Si era aggrappato ai braccioli, cercando di non porre attenzione ai rumori attorno a sé, che tuttavia scavalcavano lo spesso muro della sua cocciutaggine. Come quel musco bianco, vetiver, sollevatosi sopra il vuoto dei miasmi che ormai non captava più. Disinfettante, brodo di pollo, la pelle vecchia piegata simile a plastica grigia, l'insulto alla canfora dei maglioni di lana e quello consolatorio dei farmaci. Gli arrivavano alle orecchie suoni agitati, movimenti e scatti, spostamenti d'aria che avevano una sola spiegazione. In ospizio era arrivato un nuovo ospite. Prego, residenza per anziani. Ma vaffanculo, pensava sempre Boccamara. Residenza sto cazzo, era un ghetto, ecco cos'era, un ghetto per tenere al riparo dagli occhi non ancora opachi quei corpi macilenti, molli, glabri, per proteggere i giovani dall'idea del poi, del dopo. Era un dannato incubo travestito da sogno ad occhi aperti. Ecco quello che pensava lui. Boccamara detestava l'arrivo di un nuovo ospite. Era convinto che fosse un dispetto ordito ai suoi danni ogni qualvolta riusciva ad abituarsi a nuovi equilibri e ritmi. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo che sopraggiungeva, puntuale, qualche donna bisbetica o qualche rincoglionito in vestaglia a sconvolgere il suo piccolo mondo ordinato, un trenino di momenti che lo portavano dritto verso la morte, sommo desiderio, attraverso il silenzio e la dissolvenza. E glielo spiegavano, certo, che non era uno sgambetto fatto a lui, che non doveva darsi tutte quelle arie, non era mica l'ombelico del mondo. Ma comunque, quel giorno continuava a restargli addosso un'inquietudine maledetta. Sentiva avvicinarsi qualcosa di importante, gli era chiaro che doveva stare allerta. E più si angosciava, più si incaponiva nel chiudersi ai segnali che arrivavano dal salone. Con la mente che da tempo scartava di lato, correndo a caso nella sua vita, senza preavviso né gentilezza, si era ritrovato bambino alla colonia estiva di Chiavari, in castigo in un grigio camerone, solo, a metà mattina, dopo essere stato colpito più volte dalla bacchetta di un don. Ricordava perfettamente l'aria bollente, quasi irrespirabile, il sudore che gli era colato tra le scapole, lo sforzo di trattenere le lacrime e le urla dei bambini mescolate al ritmo delle onde che schiumavano sui loro corpi magri e bianchi, la voglia di esplorare quel mostruoso casermone con la torre a 8 piani che aveva immaginato tutto suo, e la scoperta che era diventata delusione quando aveva incontrato altri bambini, anche loro lasciati soli, seduti sulle loro brande. Perché era stato messo in castigo? Gli pareva di ricordare di aver piazzato una biscia sotto la gonnella di un'infermiera della Croce Rossa. Signor Boccamara, siamo di buon umore, eh? Guardi che abbiamo un ospite importante. Si era intristito nel lasciare quei ricordi polverosi, ingialliti e sgranati come una vecchia fotografia. Eppure più vividi, più nitidi del contenuto del vassoio della colazione. E la voce trillante di Celestina, Dio del cielo, non gliela perdonava, come un sonaglino da neonati dentro a una montagna di adipe, tutta quell'allegria, quel vibrare di gioia, ma che cazzo aveva da festeggiare? Boccamara era riuscito a tenere lo sguardo fisso sullo schermo, la soddisfazione non gliela voleva dare a quel budino tremolante e isterico. Mi ha sentito, Boccamara? Vedrà, le piacerà molto, un nuovo amico! E Boccamara aveva pensato, un nuovo amico del cazzo. Faceva una vita di merda la cara Celestina, con quella voce di cristallo e quel grasso ballonzolante e le giornate in mezzo a tutti quei... Si è interrotta la connessione, è tornata? È tornata. Dicevamo, di merda, e si preoccupava dei suoi amici. Fanculo Celestina. La donna si era piegata verso di lui, come faceva sempre. Sperava di sentirlo parlare dopo tutto quel tempo. Credeva forse di non sentirci bene? Con lo sguardo davanti a sé, Boccamara non riusciva a scorgerne i lineamenti, eppure era certo che stesse sorridendo. Dopo qualche attimo si era raddrizzata. «Vede? Lo so che è contento! Contentissimo! E fa bene, caro mio, un nuovo amico, un compagno speciale!» Rideva lei, schiumava entusiasmo. Boccamara aveva grugnito. Era sempre così. Arrivava un nuovo culo da pulire, nuove labbra da imboccare e quelle malate di mente diventavano dei fringuelli che preparavano il nido. Fuori di testa. Ecco cos'erano.
pensavano che anche lui fosse vittima di quell'ottundimento corale del folle raptus dell'accoglienza? Per la miseria, il suo silenzio lo faceva proprio passare per un coglione. Ecco per cosa poteva passare. Gli arrivavano strappi di conversazione. Un onore, ho letto i suoi libri. Si troverà benissimo, venga, vedrà. E una risata grossa, singolarmente limpida, che gli aveva fatto venire in mente i coriandoli lanciati in aria a carnevale. Sembrava sinceramente allegra quella voce lì. E tutti quei salamelecchi? I suoi occhi acquosi e stanchi avevano disobbedito e si erano girati solo ora verso destra, mettendo a fuoco prima un ficus molle con poche foglie sui rami piegati, il brutto quadro di una spiaggia dai colori troppo accesi. Capri? Sicilia? Non aveva mai chiesto. Non parlava, come faceva a chiedere. La faccia che sembrava sempre colare sul petto della Bini, quella strega che dormiva sulla poltrona beige perdendo saliva da un lato della bocca aperta, e infine un culo grasso, pieno come la luna, strizzato dentro a un paio di pantaloncini lucidi, grigi, a pois colorati. Bocca Mara era come ipnotizzato, perso fra quei pallini rossi, gialli, verdi e blu che ondeggiavano allontanandosi da lui. Aveva alzato ancora un poco lo sguardo, ormai vinto, e aveva trovato una camicia blucchina, brillante, insolente, e sopra una chioma bianca e lunga, ondulata e lucente. Gli era parso che Celestina avesse parlato di un nuovo amico, così aveva detto. Forse non ci sentiva proprio più un cazzo. Muto lo era già, e ora pure sordo. Ma fanculo, ultimamente era una sfilata di donne. «Signor Incantalupi, prego, le mostriamo la sua camera!» Il Cristo Incantalupi si era girato. L'inganno! Dunque era veramente un uomo? Mai aveva visto un uomo meno maschio di quello, buon Dio! Aveva un profilo scolpito, preciso, che litigava con quel corpo burroso. Un naso antico, dritto, ancora bello, che scendeva da una fronte ampia e distesa, tagliata in orizzontale da tre solchi netti, rughe disegnate da una mano fermissima, dritte come erano, per tuffarsi dentro a un paio di baffi folti, sopra ad una bocca voluttuosa e una barba ancora più candida dei capelli. Aveva gli occhi nascosti da lenti nere e tonde. Boccamara si era chiesto come mai tenesse gli occhiali da sole in quella stanza poco luminosa. Il suo sguardo continuava a seguire il profilo dell'uomo come trascinato dalla corrente di un fiume senza opporre resistenza e senza la speranza di riuscire a fermarla. Non gli erano sfuggiti certi pensieri che lo avevano fatto infuriare. Quello era un uomo. Quello era l'uomo più bello che avesse mai visto. Quello era un uomo che pareva più giovane di 100 anni rispetto agli altri. Quello era un uomo che emanava luce. Vaffanculo. Muto. Andava benissimo. Sordo. Chi se ne frega. Ma ricchione. No, ricchione? No, non poteva sopportarlo. Che roba brutta diventare vecchi. Si stava rincoglionendo del tutto. Pure pensieri da frocio. Ma Giove maledetto. Boccamara aveva stretto la bocca, che si era contorta come uno straccio appallottolato e strizzato, e aveva trascinato di nuovo il viso verso la televisione. Continuava a tornargli alle narici quel profumo al muschio bianco. O vetiver, o cosa diavolo era? Roba da froci, no? Capirci di profumi. Don Carlo! Ecco come si chiamava il prete! Al mare, quando era bambino. Carlo Chiavari, Cicci, Carlo Chiavari. Quel Babbo Natale profumato come una zoccola aveva iniziato a camminare verso le stanze da letto e Boccamara si era accorto dal suo incedere cauto che era cieco. Gli era parso un ottimo segno. Gli sarebbe stato alla larga. Cosa ci azzeccavano un cieco e un muto? Non ci azzeccavano niente. Ecco cosa ci azzeccavano. Ditemelo, non è fenomenale? Brava Laura Manfredi, 100 docce fatte male. Io questo devo dire, ovviamente non l'ho ancora finito perché va da sé, no? Che non riesco a finire un libro da un po' di tempo, però ragazzi, li leggo e mi viene ancora più voglia di leggerli. Bene, posso bere un bicchiere d'acqua? No, un bicchiere, un goccio d'acqua, me lo bevo, anche se voi mi dite di no. Intanto qui cambia. Vi faccio fare un girello, dai.
Guardate un po', questa è la barca Nettuno. Chi vedrà la diretta in differita, capirà Nettuno, capirà tutto quello che adesso io sto dicendo con nonchalance, capirà la mia giornata, come è andata da che sono arrivata a Santa Margherita alle 17. Quindi ricordatevi, vi do anche il sito www.divingnettuno.com. Chiaramente si scrive diving, ma non ve lo devo dire, vero? Allora, arriviamo all'ultimo, soltanto perché in ordine alfabetico, Vito, Ribaudo, Sangue e Pane. Non vi vedo e non vi sento. Strepitosa Katia è la mia fan numero uno, io l'adoro perché mi dà un coraggio ogni volta incredibile. Mi farebbe piacere che mi diceste, povera Celestina, Bruno Volpi, perché lui è sempre nel sociale, si batte per i più deboli. Complimenti per la lettura, molto coinvolgente. Starei ad ascoltarti per ore, grazie. Ma grazie a te, Lava Lorena. Daniela, ciao. Quanti siete? Cristina, Gabriella, gubitosi. Poi chi c'è? Laura, Gismondi. Oh, Gianni, Roberta delle Piane, ciao. Vi ho salutati un po'? La Sara Rattaro, Maria Francesca Tommasini, ciao. Matteo Colombo, Renato Gennari. Chissà se siete ancora qui. Carlo Perè. Siete veramente, veramente tanti. Grazie. Laura Manfredi, Rosita, ciao, bravissima, complimenti. Lei è un'altra mia fan, ragazzi. Io poi farò il circolo dei fan più appassionati della serie che chissà se sono brava davvero, sono di parte. Che parlino quelli che non hanno mai conosciuto, che qui io ormai ho i miei fan, che qualunque cosa faccia mi dicono brava. Allora, c'è un po' caldino, però ne vale la pena. Arriviamo all'ultima lettura, ma sono stata bravissima, sono le 18:35, caspita. Intanto vi farei vedere che non dimentico mai la mascherina, nel dubbio è che qui sono in mezzo al mare, potrò stare senza mascherina. Allora, eccoci qua con l'ultimo romanzo che vi leggerò questa sera. Vi ricordo che poi alle 21 abbiamo una diretta con Mondadori Book Story Imperia insieme a Stefania Nascimbeni, che non è ancora arrivata perché le ho detto che ero in mezzo al mare e che mi doveva cercare, non la vedo ancora, però alle 21 siamo lì, mi raccomando, non mancate. Quarta di copertina. Un'epopea familiare che comincia nell'assolata mistretta dei contadini con la coppola in testa e la zappa in mano, nella Sicilia degli anni 30. All'ombra dei Nebrodi, la famiglia composta da Vito Vastiani, Peppina Pane, i figli Isidoro, Tano e Mario, si affranca dalla mezzadria e cerca di conquistarsi il suo posto nel mondo. Vittima di una realtà dura, sorretta da regole ancestrali mutate per secoli, Isidoro, per la sua insolenza, dovrà solcare il grande oceano come migliaia di altri suoi connazionali e cercare la pace nell'alba che si riflette sul porto crogiolo di culture di Staten Island. Questa America che sa essere tanto seducente quanto grottesca e oscura lascia tristi ricordi a Juliet Vastiani, figlia di Isidoro, che con il marito riporterà le sorti della famiglia nell'Italia di origine, soltanto più a nord, nella Milano degli anni 70, un pieno fermento economico. Ho scelto il capitolo 2, Dalla terra nasce il pane. Mistretta, 1934. Isidoro ha compiuto da poco i 20 anni ed è entrato con determinazione nel tempo degli adulti. Il suo ruolo nella commedia della vita è segnato in modo chiaro: deve assistere all'impresa agricola del padre, cosa che lo iscrive di diritto nella comunità degli uomini con piena responsabilità. È importante non scalpitare, attendere la corretta evoluzione del tempo e cercare semmai di incrementare i terreni e le rendite familiari, così da proiettarsi verso un futuro placido nella speranza di aver domato quella bestia che è la vita. Nel 1934 l'esistenza di un contadino siciliano che vive nella capitale dei Monti Nebrodi è assicurata, rassicurata dal contesto politico che in Italia vede la dittatura fascista entrata nel suo apogeo di consensi, fatto di disciplina e di lavoro certo, e non ancora contaminata dalle macchie della discriminazione razziale e dall'orda bellica e belluina.
Il giovane uomo alterna il ritmo noioso delle zolle sudate dei campi al sussulto che gli procurano le ore di passeggio per le vie del centro nel fiore dei suoi anni. Sul sagrato della piazza centrale si insegue e si intrattiene con i coetanei attendendo la fine della funzione religiosa per assistere al fugace passaggio degli occhi di madreperla e dei visi di ceramica delle ragazze mistrettesi. Le piccole donne passano scortate da vecchie zie con abiti neri e con fazzoletti sul capo che nascondono i loro capelli già imbiancati, ma che lasciano liberi nei pelosi sulle guance e sulle labbra. Il contrasto tra la bellezza in fiore degli adolescenti e la sterile bruttezza delle accompagnatrici è così evidente da apparire surreale. Nulla lascia presagire che anche quelle dolci ragazze possano poi diventare donne svuotate di fantasie e annichilite dai loro stessi pensieri, quelle vecchie austere che le scortano verso un futuro che abbia più garanzie del passato da cui provengono. Isidoro vorrebbe sciogliere i loro fazzoletti dal capo, lasciar cadere gli scialli e con i capelli liberi al vento passeggiare per mano e parlare con qualche ragazza della sua età. Desidererebbe che questo accadesse anche una volta soltanto, per sapere se hanno la stessa paura di crescere e di morire che gli prova ogni sera quando trapassa dai pensieri al sonno. Vorrebbe chiedere a quelle bambole di ceramica con la pelle di pesca e con i capelli color dell'ebano se non aspirano a far prendere alla loro vita una direzione inaspettata o se sono soddisfatte da quello che il destino ha riservato per loro, facendole nascere in un piccolo paese di montagna che guarda al mare agitato come a un pretesto per restare una terra immobile. Invece Isidoro non riesce a farsi violenza, a sconfiggere le litanie ancestrali, non riesce a muovere nemmeno un inutile passo verso di loro. Si tiene quell'immagine dentro la scatola dei gesti da non compiere e si accoda agli altri ragazzi in quel coro di sorrisetti, di battutine, di speranzose licenze con cui gli uni consolano gli altri e tutti insieme bruciano il loro tempo migliore. Con i suoi amici sembra comporre un gregge di pecore che brucano all'unisono sull'altopiano, poi alzano gli occhi timidi appena sentono un rumore che le spaventa, poi si strofinano per confortarsi l'una con l'altra e finalmente tornano alle loro abituali gesta, consolate dalla loro identità di massa. Le adolescenti entrano ed escono dalla chiesa tra lo scampanare festoso della domenica mattina, che mostra sempre un sole più benigno delle altre giornate. Gli occhi di Isidoro fissano per l'ennesima volta la compostezza rigida ed elaborata delle loro trecce, che smettono di poter ondeggiare nella luce del giorno non appena una vecchia zia imprigiona coi capelli indecorosi sotto la protezione di uno scialle nero, mentre varcano a braccetto la porta della cattedrale che a Mistretta chiamano Amatrice, la chiesa madre. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per celebrare il sacro mistero. Durante la funzione religiosa, pochi ascoltano lo scorrere della celebrazione, mentre le donne anziane nelle panche davanti sono imprigionate dal ritmo serrato con cui le loro labbra ripetono le stesse parole in latino dell'officiante, pur senza comprenderle. È il momento in cui i giovani, nelle file centrali, si prodigano in un gioco di sguardi reso più semplice dallo spazio comune e dalle prospettive di luci che traspirano dai rosoni. Ogni tanto, non tutte le domeniche, Isidoro vede nei banchi delle prime file riservate alle famiglie abbienti la sua antica compagna di classe, Benedetta Salomone. È destinata in sposa a un ricco possidente palermitano conosciuto al collegio. Ha una bellezza giovane ma stanca, come se fosse consumata dalle angherie e delle preoccupazioni che spettano i più importanti nel carosello della vita. Il ragazzo ha provato a salutarla un paio di volte, ma lei ha finto di non notarlo sotto la veletta che le adorna il copricapo del giorno di festa. Da qualche tempo, invece, ai suoi occhi ingenui spicca Grazia, la figlia del tabaccaio, dagli occhi di madreperla. Il suo viso è un ovale incastonato tra capelli di seta neri e le sue labbra sono state dipinte dalla mano di Dio. Due piccoli orecchini centrano la simmetria dei lobi, il nasino perfetto sembra una piccola vela che placida troneggia nell'oceano della sua bellezza vergine. Ha 3 anni meno di lui, perché alle scuole elementari hanno fatto in tempo a convivere per un paio di stagioni.
All'epoca erano compagni di banco, ma in quegli anni di infanzia Isidoro non ricorda di aver notato la sua particolare bellezza. Da quando è diventata adolescente, invece, Grazia ha dato un senso al suo nome, lasciando affascinati tutti i frequenti consumatori di tabacchi e valori bollati che si alternano nel negozio del padre Filippo. Ha un portamento naturalmente elegante, come se invece di una tabaccheria di montagna fosse abituata a frequentare il corso principale di Palermo, accompagnandosi a dignitari e signori. Isidoro la guarda e si convince che sia una ragazza su cui investire sentimentalmente, anche perché è del suo stesso rango sociale. Non è un partito inarrivabile come Benedetta Salomone, che lo degnerebbe della medesima attenzione dedicata ad un insetto, ma Grazia è fin troppo graziosa, come rivela il suo nome e come dicono tutti, o comunque tanti. Significa avere molti concorrenti e una sola possibilità. Una sfida che lo pungola e che lo stimola a migliorarsi. Vuole lavorare più sodo, vuole diventare proprietario di qualche appezzamento di terra così da rinforzare la sua posizione e la considerazione che gli altri hanno di lui. È un giovane uomo consapevole di quali siano le qualità che deve avere per prendere moglie. I muscoli torniti servono negli abbracci delle ore di passione, ma non bastano. Servono e sono imprescindibili simpatia, ottimismo e una solida base di riconoscimento sociale per creare un'unione duratura. A Mistretta, come a Palermo, a Roma, come a Milano, nel 1934, come 10 o 20 anni prima. Nel futuro chissà, ma per ora siamo qui. Isidoro vorrebbe così diventare dopo il padre, scusatemi, Isidoro vorrebbe così diventare dopo il padre, scusatevi, il secondo uomo della vita di Grazia. Anche qualcosa di più, in verità, perché pensa di poter primeggiare rispetto all'umile tabacchino Filippo. Grazia è la sua speranza per il futuro e bisogna investire del tempo per potersi far notare. Ogni volta che la incontra, resta sempre più turbato. Se conoscesse le tempeste che attraversano le giornate degli innamorati, si riconoscerebbe in pieno in quello stato d'animo. Ma da molto tempo Isidoro non legge più un libro e non conosce la musica e i suoi racconti. Si limita a seguire l'istinto animale che lo obbliga a passare ogni volta che ha un'occasione non sconveniente di fronte al negozio del padre di lei, o addirittura ad entrarvi per annusare quell'odore di chiuso e di tabacco rancido che appare così in contraddizione con la freschezza sprigionata dalla ragazza. Si obbliga anche a frequentare le funzioni religiose, appiccicandosi un'aria contrita e impegnata, come se stesse comprendendo i sacri misteri dell'Eucarestia e della parola di Dio. Datevi un segno di pace, e ogni settimana il giovane Isidoro scavalca una panca per avvicinarsi alla mano paffuta e sudaticcia di zia Crocifissa, la sorella del tabacchino Filippo, che erge una barriera invalicabile tra il suo palmo e quello inarrivabile di Grazia. Pax tecum. Resta così. Mano nella mano, occhi negli occhi, con zia Crocifissa, che ricambia senza fronzoli. Vattinne fora! Eccoci qua. E con questo vattinne fora, che è da ieri che io parlo un po' siciliano, perché ieri ho letto La signora Dacia Maraini, quindi insomma devo dire che tra ieri e oggi ho avuto modo di leggere dei personaggi Dacia Maraini va da sé. Però ragazzi, oh, questo è il futuro anche, eh? Dacia Maraini è presente, passato e futuro. Loro sono il futuro, il presente e il futuro. Quindi leggiamo, leggiamo, leggiamo. Io vorrei tanto smettere a questo punto per far sì che il comandante e il suo aiutante meraviglioso Nicolas e Massimo, il comandante Massimo e Nicolas è il suo secondo. Vi ho già detto, ma ve lo ridico perché credetemi che sono stati di una gentilezza, di una spontaneità incredibile, e quindi quest'estate andiamo tutti sulla barca di Nettuno da Nicolas e da Massimo, mi raccomando, io sicuramente vado. Si pesca? Si può anche pescare qua? Volendo, quindi io col mio fidanzato che è appassionato di pesca, immersioni no, non ci piacciono, a noi, a voi sì, e quindi fate anche immersioni, invece io e Simone verremo a pescare qui, che ci piace tanto, alla traina. C'è una pagina Facebook, attenzione, la pagina Facebook che si chiama? Come? Nettuno Portofino. Andiamo tutti a mettere un bel mi piace. Io appena metto giù con voi, vado a mettere un bel mi piace alla pagina Nettuno Portofino. Grazie Massimo, grazie Nicolas e grazie a voi che siete stati con me questa sera. Ciao!
Ciao, dal mare, un po' mosso, ma ragazzi, che figata. Non si dice, ma ha detto mia mamma che non devo dirlo. Ormai l'ho detto. Ciao, a lunedì, eh. Ci vediamo lunedì con Ofelia Bizet e la mia Megan, che adoro già. Ciao.